Buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti a questa ultima serata delle serate di architettura per quest'anno. Stasera chiudiamo con gli architetti Basserga e Mozzetti di Locarno, Canton Ticino. Anche quest'anno siamo abbastanza paroloni della Commissione di Cultura che ha organizzato queste serate. Siamo molto soddisfatti del livello degli invitati e degli architetti che hanno accettato. Ringrazio anche l'architetto di aver accettato il nostro invito. Adesso stiamo già preparando le serate per il nuovo anno, stiamo lavorando cercando di tenere il livello di quest'anno. Inizio a ringraziare gli sponsor che hanno permesso e ci hanno aiutato a organizzare questo ciclo di serate: Caini, Caprotti, Mondo il Nuovo con Fossati Interni, Giovanardi e Renner. Brevemente, prima di lasciare la parola all'architetto, quello che ci è interessato quest'anno nel ciclo di conferenze è cercare un po', è stato trovato un po' un thread, un po' un filo rosso rispetto a tutti gli architetti, non tanto nello stile, nello stile dell'architettura, però diciamo questa oscillazione tra un legame con la cultura, con il luogo, con la cultura che è materiale del posto, e una ricerca diciamo che si fa passo passo, quindi senza presentare delle architetture appariscenti, ma che hanno un forte legame con il luogo. E anche in questo caso, che nel caso di questa sera, il nostro avviso è importante e interessante per noi questa modalità di fare architettura, che anche si lega alla scuola del Canton Ticino, del direttore del Canton Ticino, e allo stesso tempo anche molto, molto personale. Ringrazio ancora l'architetto e gli lascio la parola. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ringrazio per le parole gentili e per l'invito. Sono onorato di essere qui in questa sala e potervi presentare il nostro lavoro, appunto mio e di Cristian Mozzetti, oltre che di tutti i collaboratori. Parlerò un po' dei principi su cui si basa il nostro fare, facendo un'introduzione proprio su questo, e poi farò una carrellata di alcuni progetti. Allora, inizio con un'immagine con la quale inizio quasi sempre le mie presentazioni. La figlia di Gerhard Richter è come sapete, un pittore molto importante. Qui dipinge sua figlia, la dipinge in una maniera molto particolare, è un dipinto figurativo, abbastanza classico, ma molto particolare per determinati elementi che magari spiegherò alla fine di questa presentazione. Gerhard Richter ha scritto: il classico mi dà forma, contiene la mia confusione, fa sì che io continui ad esistere. Non è mai stato un problema, anzi è essenziale per la mia vita. Se mi permettete un'interpretazione personale di questo classico, del classico, mi sentite? Ecco. Direi che... Mi sentite bene? Perché mi sembra che a volte va via la voce, ma forse è l'eco qui dietro. Ecco, dicevo, per me il classico, nel senso di Gerhard Richter, è forse quell'insieme di principi, quel credo che si ha nel fare le cose. È proprio di quell'insieme dei principi che vi vorrei parlare. Questo è un oggetto che mi serve per iniziare questa spiegazione. Una falce parla quindi di una cultura,
da cui ho origine, sono di origine contadine, ma parla anche di molte altre cose, parla ad esempio dell'equilibrio tra forma e funzione, equilibrio, sottolineo, parla anche di perfezionamento, di ottimizzazione, di ricerca del progresso in un certo qual modo. Questa falce mi permette anche di parlare del modello e del tipo di questi due concetti. Questa falce è di un certo tipo e serve come modello della falce che segue. Ogni falce è diversa, è fatta con un ramo differente, è fatta per un falciatore differente che ha misure, pesi diversi, forze diverse. Quindi è il progredire di un tipo che di volta in volta viene perfezionato. In questo senso il nostro lavoro non vuole essere un lavoro di invenzione, ma piuttosto di reinterpretazione. I nostri progetti sono spesso tipologie conosciute che vengono reinterpretate e adeguate alle peculiarità del luogo e del contesto e delle necessità specifiche. Un esempio per spiegarvi cosa intendo, questo è quello in nero, è un edificio che doveva servire come rifugio per delle famiglie che abitano in questo villaggio di montagna, Frasco, in Val Verzasca, che abitano appunto in una zona di pericolo valangare. Quindi è una casa per 10 famiglie che poi è diventata anche un ostello che viene utilizzato, diciamo, in estate. Si trova all'inizio del paese ed è un po' il fronte del paese, un po' una casa del paese. La sezione, il progetto è molto semplice, vedete una sezione che ha una circolazione, una veranda verso sud e le camere verso nord. Le camere prendono luce comunque da sud a un sopraluce sopra la veranda. Le camere sono dispiegate lungo la circolazione, che non è solo un corridoio, ma diventa lo spazio collettivo, così come le case hanno nello spazio collettivo la strada. Come vedete, la tipologia è semplicemente il corridoio, i vani serviti. Qui usiamo questa tipologia reinterpretando un po' il concetto di casa fatta di tante unità e del corridoio che diventa uno spazio collettivo. L'edificio quindi mostra a chi arriva nel villaggio il suo fronte più pubblico, quello della circolazione in questo senso, ma anche quello dello spazio serviente che diventa comunque spazio principale, lo spazio collettivo. E qui le camere con lo stratagemma della finestra esposta a sud, ma anche la finestra che guarda verso il villaggio a nord. E questa è la facciata che deve essere una facciata pubblica, perché è la facciata di una casa collettiva. Questo è un altro esempio, una scuola che sviluppa di nuovo il tema del doppio affaccio con uno spazio di circolazione che serve vani, le classi, le aule. E lo stratagemma qui è stato quello di dare ad ogni unità di aula una propria scala lungo un corridoio che serve anche da guardaroba, da accesso alle singole unità, e il fatto di avere una scala per ogni aula permette poi di dilatare lo spazio della classe che acquista questo spazio in più che è il corridoio trasformato in parte di aula. E questo era necessario perché è una piccola scuola elementare di 5 classi ma distribuite solo in 3 spazi, quindi era necessario di differenziare l'attività didattica. Quindi la tipologia si declina alle necessità specifiche del progetto, ma la tipologia in fondo è una banale tipologia, corridoio e vari serviti. Questa è l'aula e questo è questo spazio aggiunto.
Un altro aspetto importante nel nostro lavoro è quello che io chiamo il corpo architettonico, che differenzierei appunto dal volume architettonico, perché il volume è inerme, il corpo invece è vivo e ha la capacità di reagire, di dialogare con altri corpi. Quindi spesso le nostre architetture sono semplici, sono stereometrie semplici, ma di corpi che cercano delle relazioni, di corpi che cercano dei dialoghi con gli altri corpi, con il paesaggio. Come in questo caso un progetto di ampliamento di un istituto universitario con una torre che riprende la fisionomia, riprende il trattamento della volumetria come l'edificio esistente, che è l'edificio orizzontale, e crea la possibilità di uno spazio pubblico verde, di un nuovo segno nella città, ma soprattutto crea un dialogo tra questi due corpi che appartengono alla stessa istituzione. In più si crea un dialogo con il terzo corpo, che è quello a destra, ad U, che è una casa anziani, ed entrano in dialogo questi corpi come elementi della vita collettiva, come elementi di maggior rilevanza rispetto agli altri del contesto. In questo progetto di un centro di recupero per ragazzi con problemi di interazione sociale, abbiamo ampliato il complesso con l'edificio sulla sinistra, questa barra, lasciando diciamo, quello che era il piccolo castello barocco nella sua posizione centrale, lasciando il vuoto tra il castello e la sua stalla, aperto sia a sud verso i giardini, verso il villaggio di Briga, sia a nord verso il declivio agricolo. Mentre il nuovo edificio riprende la larghezza, le proporzioni della stalla, ma girato delimita lo spazio e si relaziona in modo più chiaro, più forte con il frutteto esistente. Il progetto nasce proprio come ragionamento, come riflessione sui rapporti tra volumi e gli spazi che questi volumi creano. Un tema ancora a noi molto caro è il tema dell'apertura. L'apertura è un riferirsi di uno spazio verso l'esterno, verso il paesaggio. Questo è un progetto, un edificio palladiano come questo, dove vorrei appunto sottolineare l'importanza dell'apertura come anche fenomeno culturale, come riferirsi a qualcosa o relazionarsi a un determinato paesaggio. Costruendo in un ambiente prealpino e alpino, abbiamo il privilegio, devo dire, di operare spesso in paesaggi molto belli, molto interessanti, anche di paesaggi di cultura. E in questo senso la riflessione su come l'edificio, su come il corpo architettonico si apra e crei una relazione tra spazio e paesaggio è sempre abbastanza centrale nei nostri progetti. Come in questi esempi di costruzioni in alta montagna, dove l'immagine che si genera all'interno dello spazio è quasi un quadro ideale del paesaggio, e lo spazio, come in questo caso, la sua struttura, la sua delimitazione diventano elementi che fanno quasi parte di questo paesaggio, che permettono un'interazione radicale col paesaggio. Oppure il paesaggio che non solo viene visto, ma che fa parte dello spazio, il paesaggio che si integra nello spazio, lo spazio che si integra invece nel paesaggio. Quindi la porosità di un edificio permette anche questa valorizzazione del rapporto col paesaggio.
Questo è un caso particolare di un edificio che abbiamo ristrutturato scoprendo questi elementi nelle murature celate. Originariamente era così, l'abbiamo riproposto. Mi sembra un caso molto interessante di un'apertura che in realtà è un inquadramento puro del paesaggio. Un ulteriore tema che sviluppiamo spesso nei nostri progetti, che per me è un po' come un assillo, un po' un'ossessione, senza riflettere su come un edificio appoggia a terra, è mi è difficile iniziare un progetto. Quindi spesso questo è un elemento importante, soprattutto per rapporto alle condizioni topografiche che nel nostro ambiente prealpino, montano, eccetera, spesso offrono delle contingenze particolari, ma offrono anche delle opportunità assai interessanti. Quindi chiedersi se uno zoccolo è di un tipo o di un altro tipo. Mi affascina anche l'idea dello zoccolo che sospende l'edificio, quasi lo zoccolo che non esiste. Questo è un caso di una casa unifamiliare il cui insediamento in un vigneto molto ripido ci ha fatto riflettere su come deve essere, come poteva essere il giardino di questa casa. E quindi abbiamo deciso che il giardino facesse parte dello spazio della casa, quindi lo zoccolo diventa l'elemento di transizione tra l'architettura e la topografia, ma diventa anche uno spazio che crea l'ingresso, che crea un giardino, ma non è un giardino ortodosso, è un giardino specifico per essere inserito in un terrazzamento vignato. Quindi lo zoccolo può prendere forme diverse, diventare spazio, diventare relazione col paesaggio anche. Questo è un altro caso, una casa costruita lungo una strada con una leggera pendenza, e per questo che lungo la strada sulla sinistra vedete un muro che crea un orizzontale perfetto, e poi la casa in realtà è sollevata perché è lo stacco tra volume, tra corpo architettonico e zoccolo, che in questo caso è il giardino stesso, già che delimita lo spazio privato dallo spazio pubblico. Quindi in questo caso lo zoccolo è il terreno e la casa in realtà è sollevata da terra, perché di per sé è uno zoccolo che non esiste, o interpretando in altro modo è lo zoccolo dato dalla sistemazione del terreno. Questo caso, ad esempio, sono tre unità abitative di vacanza costruite in alta Val di Blegno, un bel paesaggio, un bel terreno, la necessità di costruire e, secondo noi, l'interpretazione del costruire in un luogo del genere voleva anche dire avere un rispetto per le preesistenze, per la topografia. Quindi l'edificio è appoggiato, ma in modo molto, molto lieve, molto puntuale al terreno, come se il progetto, come se la casa fosse qualcosa di precario rispetto a un territorio invece persistente. Poi la costruzione, Christian e io abbiamo entrambi, prima di una formazione accademica, una formazione tecnica, quindi dialoghiamo volentieri con gli artigiani, seguiamo i cantieri, Christian in particolare, dai cantieri impariamo la costruzione. Progettare è costruire, quindi per progettare necessitiamo queste nozioni. È un dare e avere, il dialogo con l'artigiano, si impara, ma si deve anche esigere una qualità nella costruzione vuole anche dire permettere il mantenimento di una certa cultura e la salvaguardia anche delle capacità costruttive artigianali. Questo è un caso, ad esempio, di una parete in mattoni. In questo senso ci piace anche sperimentare
materiali diversi, forse siamo, i nostri lavori si caratterizzano maggiormente per l'uso del calcestruzzo e del legno, ma diciamo, ci piace anche utilizzare altri materiali, sperimentare pur con senno, ma sicuramente cercare anche un po' i limiti dei materiali. Da sempre lavoriamo volentieri con gli ingegneri, in particolar modo gli ingegneri Pedrazzini Guidotti, con cui abbiamo iniziato la nostra attività, abbiamo condiviso percorso di un ventennio dove abbiamo partecipato a diversi concorsi sia di architettura che di ingegneria e abbiamo realizzato diversi progetti condivisi dove la struttura portante diventa un elemento sostanziale del progetto. Quindi ci sono opere condivise sia appunto architettonico ma anche infrastrutturali. Poi personalmente trovo molto, molto bella, molto interessante l'esperienza didattica, cioè ossia insegnare, mi permette di condividere, di discutere, di riflettere e magari questo porta anche a dover essere più esigente verso se stesso. Con i miei studenti mi piace parlare di cose semplici, di cose apparentemente banali, forse come le origini dell'architettura, le tracce, come in questo caso il valore di un sentiero o di cumuli di pietra che sono l'inizio in fondo della nostra civiltà. Civiltà che ha comunque saputo costruire, ha offerto degli interventi nel paesaggio, nel territorio che l'hanno valorizzato forse più di quanto oggi noi facciamo. La cultura architettonica è la nostra cultura da difendere e da conoscere e quindi è il palinsesto su cui poi operiamo. La città oltre che il paesaggio e direi come in questo caso la scuola mi insegna anche a dare rilevanza al concetto di utopia. Penso che l'utopia sia importante, sia sempre più importante proprio come seme dell'idea, chiaramente non l'utopia fine a se stessa, ma l'utopia che genera l'idea. E quindi magari con gli studenti a volte si fanno progetti realistici e a volte magari si cercano delle soluzioni più radicali proprio per capire anche i limiti, per interpretare queste utopie e capire se sono poi veramente solo utopie. Questo è un progetto realizzato solo in minima parte, era un concorso, si trattava, a dire il vero, di ridisegnare le facciate di un centro commerciale, per chi lo conosce, il Foxtown di Mendrisio, un complesso enorme che ha avuto uno sviluppo molto casuale, arbitrario. E la nostra risposta al concorso è stata quella invece di rileggere il territorio, ricreare delle condizioni più precise e soprattutto di dare a questa cittadella commerciale un'identità diversa e abbiamo pensato che potesse essere più urbano, più città, proprio per sfruttare anche un po' la dinamica che può portare una struttura del genere. Quindi la nostra proposta è stata soprattutto quella di il ridisegno dello spazio pubblico, magari appunto cambiandone completamente i connotati, passando dall'assoluta frammentarietà e casualità a una visione più ecco, metafisica, una visione anche un po' idealista. Come in questo caso anche il riuso di elementi del paesaggio e una loro trasformazione in elementi più urbani. Il progetto non è stato realizzato nella sua interezza, ma perlomeno ha portato a diciamo, migliorare un po'
lo spazio pubblico in parte e a dare una nuova visione, una nuova immagine a questo centro commerciale. Se continuo, diciamo, su questa onda, l'onda del quella che chiamerei l'onda dell'utopia che diventa idea, porto un progetto, un altro. L'unico progetto che presento non realizzato è stato un concorso, il concorso del Parco Liget, nello specifico il Museo dell'Etnografia a Budapest, ed è un'esperienza stata molto bella, molto interessante, fatta con Luigi Snozzi e con colleghi della nostra generazione, Mirko Dario Bonetti, Mauro Mariani e Stefano Mor, con gli ingegneri Pedrazzini Guidotti. Un grande parco a Budapest che contiene ad esempio le terme storiche, musei eccetera, ma che è stato anche eroso in parte dall'auto, dai parcheggi che vedete nella parte in basso. O un altro problema anche l'attraversamento di questo parco di arterie ferroviarie, ma soprattutto arterie stradali che ne hanno un po' sconvolto gli equilibri. Il bando di concorso prevedeva la possibilità di presentare, credo, addirittura sei musei, progetti di musei di dimensioni anche molto importanti. Questo era il master plan che bisognava seguire, un master plan che noi non abbiamo capito, l'obbligo di seguire una determinata forma, l'obbligo di creare nuove entrate, l'obbligo di chiudere un angolo, cose secondo noi poco comprensibili, quando in realtà la struttura del Parco Liget è molto chiara, con un ingresso in basso a sinistra molto preciso, però purtroppo scombussolato dall'arteria stradale. Quindi quello che abbiamo fatto, proprio discutendo con Luigi Snozzi, è stato quello di proporre un master plan alternativo dove l'arteria stradale veniva spostata lungo l'arteria ferroviaria, dove l'antico accesso ridiventava tale, dove la circolazione all'interno del parco era piuttosto pedestre e non veicolare. E abbiamo inserito lì dove erano previsti dei progetti che avrebbero potuto essere dei musei. In particolare ci interessava l'angolo basso a destra, qui, l'angolo verso questo incrocio, ed era il Museo dell'Etnografia. Appunto, per noi importante era l'accesso e questo circuito che collegava, diciamo, tutti questi musei, per dare proprio pertinenza ai tracciati, ai percorsi all'interno del parco e togliere l'arteria stradale. Il progetto è diventato un progetto che si confronta sì con l'incrocio, ma non lo chiude in maniera, diciamo, classica, perché si tratta di un parco, quindi l'edificio di per sé ha una valenza urbana di un altro tipo, e abbiamo deciso di proporre l'interramento dei parcheggi al di sotto di uno specchio d'acqua che delimitava il parco. Un parco urbano è pur sempre delimitato da una cinta, qui la cinta non esiste più, quindi abbiamo proposto lo specchio d'acqua, che è un elemento del parco che ha comunque la capacità di delimitare, seppur mantiene la trasparenza. È un grande museo fatto di sale interrate e di spazi fuori terra, che creano poi un volume verticale al di sopra dello specchio d'acqua, un volume molto semplice, con una struttura molto semplice, con una grande flessibilità. Le sale inferiori, in parte non illuminate artificialmente, in parte in modo naturale, come vedete, e l'elemento che si erge diventa un elemento anche un po' simbolico all'interno del parco, e la struttura era fatta in modo tale che le solette fossero sospese a delle grandi travi rovesce sulla copertura.
Questa è un po', era un po' l'immagine di questo edificio che sì, è urbano, si confronta con l'incrocio, ma crea un altro tipo di relazione urbana, lo specchio d'acqua, l'edificio che mostra la sua natura strutturale, la trasparenza tra strada e parco, come un grande portale, questi iceberg nell'acqua che poi portano la luce nell'interrato. Adesso passo alle realizzazioni, mostrerò alcuni progetti di tre temi diversi, progetti di riuso, architetture alpine o prealpine anche e architetture strutturali. Se mi ricordo bene sono due progetti per tema. Un primo progetto di riuso è il risanamento di un magazzino, un edificio molto semplice, un edificio che era usato dai militari come deposito, ma che prima ancora era un mercato del bestiame, quindi un edificio che ha una sua storia, che ha un suo vissuto, un edificio molto semplice, ma con un rigore e una sobrietà. Qui è già diciamo, finito, abbiamo semplicemente pulito, cambiato i vetri e ripulito un po' la situazione esterna. Un edificio che si presentava così, una struttura lignea interessante, una banda vetrata semi-oscurata per proteggere, diciamo, ciò che veniva depositato, e varie impalcature posticce introdotte che hanno, diciamo, compromesso un po' la spazialità di questo edificio, che aveva nella sua struttura la capacità di dominare un'intera campata e di lasciarla libera. Quindi quello che abbiamo fatto è stato quello di togliere, diciamo, tutti gli impalcati. Il tema era di organizzare un deposito, ma un deposito che mantenesse lo spazio libero anche per futuri altre esigenze. Dovevamo separare, per questione di antincendio, alcuni vani, una specie di posteggio, garage, autorimessa per il sollevatore, avevamo un piccolo locale tecnico e un piccolo servizio igienico. Abbiamo deciso di comprimere queste funzioni in un nuovo elemento, una nuova architettura, inserita in un'altra architettura, quindi è il tema della, diciamo, se vogliamo, un tema abbastanza semplice, anche banale, ma il tema della casa nella casa, o nell'altro contenitore. E poi c'è anche il tema di aprire, creare un'apertura più grande con una nuova porta. Questa è la sezione, vedete, il rosso è quello che abbiamo fatto, abbiamo rifatto il pavimento l'abbiamo mantenuto con la sua pendenza, appunto ha questa pendenza perché in origine era un mercato del bestiame, e abbiamo introdotto questa nuova volumetria che volutamente crea un'altra architettura con una forma autonoma, proprio per poter mettere queste funzioni lasciando integra la natura dello spazio esistente o originale, diciamo. Questa è la nuova porta, che anche lei si pone come un elemento aggiunto, dichiaratamente aggiunto, e all'interno abbiamo appunto ripulito lo spazio, rimesso in evidenza la struttura, cambiato i vetri, abbiamo scelto dei vetri con una lana minerale nell'intercapedine che crea una luce molto diffusa, e abbiamo introdotto questo oggetto, questa casa nella casa, che contiene queste funzioni con una sua fisionomia, una sua autonomia. Questo è il rapporto, diciamo, dello spazio di questo edificio molto semplice, molto triviale verso lo spazio stesso, lo spazio principale. Un altro risanamento, un altro tema di riuso, di risanamento, è quello fatto su un ponte storico.
appunto, ho fatto questa scelta di proporvi dei risanamenti, dei riusi che non sono convenzionali, perché mi interessa appunto affrontare il tema del riuso, anche aprendo un po' questo, sì, lo spettro delle possibilità. Si può fare anche un riuso di un ponte storico, tra in un villaggio della Val di Blegno, un ponte che ha circa 200 anni, un ponte ad arco che aveva una caratteristica di essere un elemento territoriale. Infatti il ponte, i parapetti in pietra avevano poi una continuità nel territorio, perché andavano a definire anche lo spazio dei pascoli, no? dei campi rispetto a quello della strada, e inoltre davano un rapporto, anche offrivano l'opportunità di relazionare due chiese, l'oratorio di Santa Maria e un'altra chiesa che qui non si vede bene, che si trova, diciamo, al limite opposto del ponte. Il ponte è stato manomesso, qui si vede dove era in realtà il parapetto in pietra, prima è stato semplicemente demolito, allargato con questa ringhiera per aumentare la sua capacità. Quindi di per sé è stata cambiata anche la natura che questo ponte aveva e lo spazio che questo ponte generava, la tensione che questo ponte generava tra le due chiese, che una lo vedete sullo sfondo. Dall'altra parte anche sono scomparse questi muri, è scomparsa anche questa definizione dello spazio, ma anche questa cultura dello spazio, questa cultura del paesaggio. Quindi quello che abbiamo fatto, abbiamo approfittato dell'opportunità del risanamento del ponte, riproponendo la muratura dei parapetti e riproponendo degli elementi. Anche in questo caso serviva un parapetto, anche qui serviva un accesso, una delimitazione del sagrato, e quindi il progetto ponte in realtà va da strada, da chiesa a chiesa dall'altro lato. È un progetto che vuole creare una continuità territoriale e un rapporto preciso con il paesaggio. Qui ad esempio dà l'opportunità con una scala di scendere nello spazio golenare del fiume, e qui invece sul sagrato. Quindi è un ponte le cui dimensioni vengono amplificate dal prolungamento di questi muri, che vanno a cogliere, diciamo, questi due aspetti, queste due chiese, questi due limiti opposti. E qui reintroduciamo un parapetto massiccio, anche se non era una necessità strutturale, ma piuttosto spaziale del ponte. Abbiamo lavorato con degli elementi in calcestruzzo e dei cordoli in calcestruzzo che riuscivano, diciamo, a creare una maggiore unitarietà tra le parti, diciamo, originali, murali, e le parti che non avevano più il parapetto, andando a sporgere leggermente col muro, col parapetto, proprio per mantenere lo spazio utile minimo richiesto. Questo è il risultato, vedete il ponte storico, tra l'altro approfitta di un masso in modo molto interessante. Vedete le spalle dei ponti in muratura e il parapetto, non più un elemento leggero, metallico, ma un parapetto massiccio in calcestruzzo, casserato con legname grezzo in modo di mantenere la stessa ruvidità della pietra, e il cordolo che è l'elemento che crea questa continuità, e mentre le fessure, i tagli rimandano a parapetti storici fatti in pietra, elementi in pietra, ma soprattutto denunciano la non
il carattere non strutturale del parapetto. Vedete appunto l'idea di questa continuità come elemento di collegamento territoriale del ponte. Voilà. Adesso passo ad altri due progetti, architetture di montagna. Abbiamo avuto la fortuna, il privilegio di lavorare spesso in alta montagna, anche un po' casualmente, al di là che la montagna è un territorio a noi vicino, ma è iniziata questa avventura in montagna proprio all'inizio della nostra attività, quando freschi di studio, dopo un paio d'anni di esperienza lavorativa, abbiamo vinto un primo concorso, che era quello della capanna cristallina, del rifugio cristallina, in Alta Val Vedretto. Poi abbiamo avuto l'occasione di costruire altri edifici, ma con questo abbiamo ancora un rapporto, diciamo, particolare, affettivo, e quindi vi presento questo progetto ancora, che in realtà è stato il nostro primo progetto fondamentalmente. È situato sul passo Cristallina, che è un passo che separa, unisce la Val Vedretto e la Val Maggia. Siamo circa 2600 metri d'altitudine, si arriva dalla Val Vedretto lungo il sentiero e si arriva su questa sella. Questa sella è caratterizzata dal passo, cioè il passo per definizione è un luogo di passaggio, un luogo di transito, è un luogo che si passa da una valle all'altra. E la prima riflessione che abbiamo fatto è che non si doveva, nonostante il bando lo permettesse di concorso, non si sarebbe dovuto costruire il passo, proprio perché il passo è il luogo di passaggio. Quindi abbiamo scelto di costruire accanto al passo, su questo leggero pianoro, magari vi segnalo questa pietra che ritroverete dopo per orientarvi, lì parallelamente al percorso, e direzionandoci verso sud, che offriva una bella vista molto aperta verso l'ultimo ghiacciaio del Ticino, il Basodino, l'ultimo ghiacciaio di una certa importanza, diciamo. Qui chiaramente i riferimenti sono importanti. Cosa vuol dire costruire in alta montagna? Ci si può porre la domanda, che poi in realtà è la stessa, anche più generale, di cosa vuol dire costruire in generale. Questo edificio, questo fienile d'alta montagna, per me è ancora un esempio molto preciso di cosa significa costruire. In questo caso si è scavato, si sono ricavate delle pietre, si è creato un piano orizzontale sul quale giacciono poi dei tronchi tagliati, incastrati, per costruire la parte, diciamo, più nobile dell'edificio, e con le pietre si è di nuovo creato una copertura, due materiali del luogo che si sono trasformati, vengono messi in opera, e un giorno il tetto cadrà, il legname marcirà, entrerà di nuovo nella terra, le pietre anche, e questo è forse anche, quando si parla di sostenibilità oggi, si parla spesso di una sostenibilità molto, molto basata sulla performance tecnica, sulla sofisticazione. Qui è sostenibilità, diciamo, lo stato puro, senza sofisticazione. Altri esempi, le barchesse alpine, questi stalloni allungati posti su terrazze per la mungitura, come in questo caso. Mi è sempre piaciuto molto questo edificio, che è nella zona dove sono cresciuto. Mi è sempre affascinato questo rapporto tra muro e edificio, tra elemento orizzontale e paesaggio, uno spazio per mungere che diventa una bellissima terrazza panoramica. I rifugi alpini erano spesso, almeno in Svizzera, di determinate tipologie abbastanza stereotipate, perché avevano un'origine militare ed erano, diciamo, dei progetti
quasi standard che venivano ripetuti nel paesaggio, comunque edifici notevoli, comunque di pregio, ma che non andavano, anche se occupavano il territorio in modo preciso, non ricercavano delle specificità territoriali, degli orientamenti mirati. Questo è arrivato forse dopo, ad esempio si conosce l'opera di Escher Mose, si conosce molto meno l'opera di Hans Loitzinger, che apprezziamo molto perché già negli anni 30 ha concepito ad esempio la planura Hütte, proprio scegliendo il luogo, analizzandolo e cercando una relazione con il luogo, no? Come quasi quasi c'è una relazione di natura quasi urbana nel voler creare una specie di spazio, uno spazio collettivo tra edificio e pietra, un edificio che poi interagisce in modo sempre diverso a dipendenza dell'angolatura dalla quale lo si scorge. Altri riferimenti erano per noi, o sono per noi, anche il minimalismo, l'arte povera, capire come questi elementi potevano entrare nel progetto, o altri riferimenti come questo film in cui un pazzo porta una barca, una nave su un colle. Sembrava interessante questo concetto della nave anche in montagna, perché in fondo in un rifugio alpino è un luogo che crea uno spazio protetto in un habitat ostile, un po' come una nave in mezzo all'oceano. Il fatto che ho detto prima del passo che doveva restare libero, anche perché il passo è il luogo del passaggio ma anche del vento, quindi era anche un modo per proteggersi dal vento. L'edificio nasce dalla topografia, diventa la formazione del piano orizzontale sul quale si appoggia un volume molto semplice perché è trasportato e prefabbricato industrialmente, è trasportato e montato velocemente con tecniche particolari, quindi non c'è il richiamo a un'identità culturale tradizionale, ma piuttosto alla consapevolezza di cosa vuol dire costruire oggi in alta montagna. Quindi l'edificio nelle sue parti esprime questo rapporto sì con il luogo, la pietra, ma anche la materialità, il processo di standardizzazione che un edificio subisce quando viene costruito in un certo modo. L'edificio nel suo luogo, questa immagine appunto mostra bene come questo edificio, un po' come quel fienile che ho mostrato, nasce per una creazione di un piano orizzontale lì dove non c'è, proprio per poter appoggiare un'architettura che è fatta di elementi precisi, che ha bisogno di questa orizzontalità. C'è l'idea dell'orizzontalità nel corpo ligneo, lo slittamento dello stesso verso il passo mostra l'ingresso, ma crea anche un rapporto col passo stesso. Lì è la pietra che vi avevo indicato prima, che è rimasta come elemento importante nella composizione con il progetto. La terrazza, l'orizzontalità dei fronti, la tettonica anche minimale della facciata, che permette sì il disegno dell'orizzontalità grazie alle piccole ombre eccetera, ma queste piccole sporgenze servono anche per proteggere l'edificio stesso, quindi la tettonica è comunque rilevante. All'interno spazio molto semplice, le finestre offrono, nel fatto di essere sempre uguali, la diversità del paesaggio. La stessa finestra permette sui diversi lati di cogliere proprio la diversità, cioè l'uguale che diventa diverso del paesaggio, e il tetto che non è praticabile, non ha parapetti, perché fa parte di un paesaggio, quindi per noi doveva mantenere anche un po' questo
aspetto metafisico per rapporto alla complessità, la non imitabilità del paesaggio naturale. E sullo sfondo vedete il basodino che vi ho accennato prima. Poi il senso del rifugio, il senso del costruire in alta montagna, appunto quello di trovare un luogo di rifugio, vuol dire questo, vuol dire che l'edificio deve offrire riparo, deve offrire rifugio all'uomo. Questo è il suo senso ed è per questo che poi è liberato da altri preconcetti, è un fondo, un involucro che permette all'uomo di rifugiarsi. Questo progetto è l'ultimo in ordine di tempo che abbiamo realizzato, un progetto in un ambiente prealpino, Giornico, bassa Valle Leventina. Giornico è un villaggio importante storicamente per il Ticino, perché lì si sono combattute delle battaglie fondamentali per la storia del Ticino, della Svizzera. È un paese particolare, ci sono ben 7 chiese, nonostante sia un villaggio minuscolo, perché è un luogo di passaggio, una specie di porta alpina. È un luogo dove ci sono delle preesistenze importanti che condizionano, come la chiesa romanica di San Nicola, che è una chiesa dalle geometrie perfette, dalle proporzioni molto controllate, che probabilmente nasconde un autore sconosciuto ma molto colto, quindi una presenza ingombrante per l'architetto che si trova a confrontarsi nelle vicinanze o vis-à-vis con questo edificio. Giornico c'è anche il museo La Congiunta di Peter Merkley, che è anche un'altra presenza ingombrante, importante per l'architetto, perché Peter Merkley con questo edificio è riuscito a creare un altro tipo di museo, un museo che non ha una sala, un foyer, non ha una caffetteria, non ha dei servizi, ma che diventa il finale di un percorso nel territorio e riesce a interagire con la ruvidità e la massività del paesaggio di Giornico, che è fatto di rupi, di boschi, di pareti rocciose quasi verticali, eccetera. Quindi questa la forza anche della scultura e l'architettura, che crea un involucro sculturale anche con una sua matericità e una sua forza. 3 edifici, vedete il nuovo edificio, il quadrato, questo è una casa anziana, è un edificio imponente, le misure sono rilevanti, è vicino al nucleo, il nucleo storico. Dall'altro lato ci sono 4 chiese, di cui il San Nicola viene separate dal fiume Ticino, e per noi è stato importante di riuscire a mettere un edificio di queste dimensioni che permettesse comunque una permeabilità tra i versanti, cioè che dal nucleo, da questo spazio in particolare, che è lo spazio degli edifici pubblici, c'è il municipio, la scuola elementare, l'asilo, e c'è anche un parco pubblico, che restasse questa permeabilità verso l'altro versante. Quindi la forma quadrata che occupava, diciamo, la profondità dello spazio e delimitava il fronte verso la strada di accesso al nucleo, ci sembravano una soluzione interessante, anche perché il quadrato, che ha di nuovo anche un po' una specie di ossessione nel nostro lavoro che torna spesso, questo quadrato permette di non orientare l'edificio. Parafrasando Livio Vacchini, che diceva: un edificio quadrato è l'edificio pubblico per eccellenza, perché si confronta con tutto l'attorno in modo democratico e collettivo. In questo caso l'edificio ha 4 lati equivalenti e quindi si confronta con lo spazio pubblico della scuola del municipio, con l'arrivo da sud, con
la sponda e il fiume Ticino, con il vigneto storico e con il villaggio, ma anche con la strada e con gli spazi pubblici attorno. E il quadrato viene poi sviluppato tipologicamente come tale, cioè ci sono quattro lati equivalenti, ce n'è chiaramente uno che è l'ingresso e uno che poi è l'accesso al parco. C'è un percorso periferico, un portico tutto attorno, e la tipologia è fatta in modo che ogni lato si relaziona con il suo attorno. Al piano terra sono gli spazi soprattutto più collettivi e c'è poi un piccolo spazio religioso, i servizi, e qui abbiamo un piccolo patio che porta luce dall'alto, come anche poi qui dal primo piano. Quindi all'interno c'è come una densificazione di questi nuclei che vogliono richiamare un po' anche alla densità dei villaggi alpini, prealpini. E l'importante era anche che lo spazio di circolazione interna avesse sempre un rapporto verso l'esterno, un andare verso la luce, verso il paesaggio, che non si creassero dei cul-de-sac. Quindi questa forma mulino diventa poi anche l'occasione di relazionare lo spazio con l'esterno. L'ultimo piano, che è un attico, nel senso che il volume retrocede rispetto al fronte e permette anche di percepire in modo meno ingombrante il volume. In questo piano c'è il piano per pazienti con Alzheimer, quindi era importante anche qui che ci fosse una circolazione continua. I malati di Alzheimer hanno bisogno di una deambulazione continua, quindi invece del giardino classico Alzheimer abbiamo proposto una terrazza tutto attorno che riprendeva il tema del portico del piano terra, quindi un edificio che ha facciate su quattro lati ma che ha anche un percorso pubblico al piano terra e privato per i pazienti all'ultimo piano, ed è anche l'occasione di nuovo per guardare, per vedere il paesaggio tutto attorno, che è il paesaggio anche della memoria, perché è il paesaggio dove gli anziani hanno vissuto. Questa è la sezione magari offre la possibilità di spiegare i pati che portano luce, in questo caso poi attraverso questo patio ci sarebbe anche una vasca d'acqua, la riflessione dell'acqua, eccetera, che va nella cappella per avere acqua. Abbiamo usato il calcestruzzo perché è un po' per noi il parente stretto della pietra. Abbiamo caratterizzato il tetto, che aveva dei vani termici, come questi sono come delle architetture. Questo è l'insegnamento, penso, della Tourette di Le Corbusier, dove il doccione, il camino, qualsiasi elemento che normalmente viene visto come un elemento tecnico di disturbo possa venire integrato nel discorso architettonico, nel discorso del linguaggio architettonico. Un altro aspetto rilevante è il fatto dell'apertura strutturale tutto attorno di questo portico, il piano terra, e per far questo in modo coerente abbiamo eliminato la struttura portante e le lame delle pareti delle camere diventano delle travi che appoggiano sui nuclei centrali e liberano lo spazio tutto attorno, proprio per evidenziare anche strutturalmente questa intenzione del quadrato che si apre tutto attorno. Questo è l'edificio nel suo contesto. Appunto, dicevo, la presenza di questi elementi tecnici non dovrà essere un elemento subito ma un elemento voluto, e quindi anche loro diventano delle architetture che riducono poi anche la scala dell'edificio. Il rapporto dell'edificio col vigneto storico che abbiamo ricostruito perché era stato distrutto, e qui vedete appunto la sospensione tra zoccolo e corpo architettonico e l'elemento attico che
riduce un po' l'ingombro del volume. Si dichiara in facciata poi un'ulteriore riduzione degli elementi o trattamento, articolazione degli elementi dove si riconosce la camera, e la camera poi è composta da un piccolo balcone, da una finestra, da una cassapanca, da una panchina che permette poi di creare una domesticità all'interno della camera che vediamo magari dopo meglio dalle immagini. Qui vedete lo zoccolo, lo stacco, un percorso che può essere periferico, il corpo architettonico principale e di nuovo la terrazza tutto attorno sul piano attico. Rapporto con il parco verso il fiume e l'interno, abbiamo ridotto i materiali, materiali minerali, il calcestruzzo, il granito, la paglia di cemento, il legno di larice, abbiamo usato questi quattro materiali. Qui vedete appunto quello che dicevo, gli elementi importanti sono solo interni e non periferici. Il bar che è pubblico, che è accessibile all'esterno proprio per far interagire la casa anziani con la collettività, e qui vedete appunto il fatto di liberare completamente la struttura attorno, di sospendere il volume, permette questa relazione diretta con il paesaggio. Qui sono gli spazi pubblici ai piani, sulla sinistra una cucina per il servizio al piano, e qui vedete i due pati che portano luce all'interno e creano anche dei rapporti orizzontali e verticali all'interno di un edificio che altrimenti sarebbe stato molto introverso, molto chiuso, così con questi apporti di luce, di trasversalità e di lettura dell'altezza permettono una maggiore porosità e visibilità, trasparenza all'interno del volume. E questi spazi, come sono gli spazi conclusivi dei percorsi, questo è lo spazio diciamo più grande ai piani, il rapporto tra spazio e paesaggio. Questo è un esempio di una camera doppia e questo è l'esempio di una camera singola dove appunto abbiamo voluto questo elemento della finestra, del balcone e della cassapanca, che è quella panchina dove ci si siede, dove si mettono degli oggetti, ma dove l'anziano può anche riporre le sue cose proprio per avere questa domesticità. Qui vedete vis-à-vis appunto la chiesa di San Nicola, che per noi è sempre stato un po' un elemento di confronto, nel senso che questa architettura della casa anziana è un'architettura anche un po' rude, ma allo stesso momento rigorosa, e questo ci ha un po' sempre suggerito questa presenza. Questo è lo spazio, questa è un'altra, è San Michele, un'altra chiesa accanto, e qui vedete uno scorcio della terrazza tutto attorno dell'edificio, cioè un edificio che vuole creare una sinergia col suo territorio per rispetto del territorio, per integrazione dell'edificio, ma anche per rispetto della cultura dell'anziano nato e cresciuto in questi villaggi, e quindi l'edificio diventa quasi la vetrina del suo territorio. Passo agli ultimi due progetti, quelli che ho definito come progetti strutturali. Ho detto, spesso lavoriamo con gli stessi ingegneri e a volte facciamo concorsi o costruiamo dei ponti o delle infrastrutture, a volte loro aiutano noi a costruire case e edifici pubblici. Questa interazione è una particolarità forse che caratterizza il nostro lavoro, perché ci sono dei progetti che nascono proprio nella loro concezione iniziale da questo dialogo tra ingegnere e architetto, architetto-ingegnere.
Questo progetto di una casa vicino al Lago Maggiore, anche se qui è un po' in una giornata un po' afosa, non si vede molto, ma si vede questo giardino che è un po' come sospeso verso il lago. Siamo in collina, un paesaggio con un panorama molto bello, un terreno che poi ha anche altre connotazioni, la strada sul retro un po' più alta e ha verso la strada un declivio, una forte pendenza ricoperto di vegetazione, e c'è la presenza di due edifici agricoli, due rustici come li chiamiamo noi, che sono delle presenze come altre in questo terreno, un terreno con una topografia particolare perché ha appunto qui la strada, questo declivio, questi due rustici, qui c'è una vecchia mulattiera e qui c'è come una valletta che separa il declivio collinare da una specie di protuberanza che crea questa terrazza panoramica che ho mostrato prima. E l'idea appunto dell'intervento è stato quello di porci sul limite del declivio e di tra declivio e questa valletta, senza andare a occupare la parte più piana, la parte più comoda in fondo per costruire, ma anche la parte più privilegiata del pianoro antistante e anche la valletta come un'entità importante del terreno. Altre entità importanti del terreno sono questi rustici che abbiamo poi integrato nelle funzioni della casa. E questo ci ha permesso, mettendoci il locale tecnico, la lavanderia, il deposito, la cantina, ci ha permesso di non realizzare il piano cantinato all'edificio. Il piano cantinato dell'edificio sono gli edifici esistenti. E questo offre l'opportunità di un edificio sopraelevato rispetto al terreno, un edificio che non modifica la sostanza del terreno, la topografia del terreno, un edificio che appoggia solo in due punti, una specie di ponte su questo territorio, la forma dei pilastri è fatta in modo di garantire una controventatura in entrambe le direzioni, e qui vedete poi il carport che spiegherò dopo. L'edificio sorretto da questi due pilastri che vanno poi a sorreggere il tetto, ed è il tetto che poi sorregge la soletta con dei tiranti che vi spiego dopo. La casa è molto semplice, la casa è uno spazio collettivo e gli spazi più privati delle camere, lo spazio collettivo della famiglia al centro, attorno ai pilastri ci sono i servizi e ai due estremi ci sono gli spazi notte. La sezione mostra come l'edificio è sollevato da terra e ha un rapporto equivalente sui due lati, sia sul paesaggio lacustre dell'altro e verso l'altro versante, ma anche sul proprio versante, sul proprio giardino, sul pendio, sulla vegetazione. Questa è la casa che appunto è una casa che traduce un concetto nella sua forma, è la traduzione di un concetto strutturale molto semplice di per sé. Sono due pilastri che sorreggono due travi trasversali, qui e qui in corrispondenza dell'altro pilastro, due travi longitudinali sorreggono a loro volta delle pareti laterali che sorreggono il solaio in questo punto, e questi tiranti sollevano il solaio in questi altri due punti, ripartendo le campate in modo omogeneo, e l'inclinazione del tirante è per andare nella direzione della trave, per favorire la trave, il carico stesso della trave. Quindi è
come in un ponte, l'architettura qui diventa l'espressione del principio strutturale. Dopo ci sono elementi aggiunti come l'elemento tecnico, la rampa verso il giardino o l'entrata, che sono elementi con una propria autonomia, le rampe sono strutturalmente staccate. E questo permette appunto di mantenere il terreno nella sua natura, la mulattiera, i muri in pietra secco, la topografia, la valletta, la vegetazione così come era presente, soprattutto il pianoro che diventa il giardino per eccellenza della casa. E qui sulla sinistra invece il parcheggio delle automobili. Vedete come l'idea che la casa sia sollevata come se volasse, no? Dunque, riprendo magari il tema anche quando io parlo di utopia che diventa idea, l'utopia è far volare una casa, poi diventa l'idea di come far sì che questa casa sia sollevata da terra e come questa casa infierisca il meno possibile sul suolo, sulla topografia del terreno. Questo è l'ingresso, la rampa in realtà non appoggia. Sembra, ma non appoggia, è autonoma strutturalmente per non caricare la soletta, è una mensola. E qui vedete poi questo concetto strutturale permette poi, ed è quello anche poi lo scopo alla fine, di avere un rapporto diretto, non mediato, tra spazio e paesaggio. Questa è la carport. In realtà è una copertura di due posti auto, il pilastro appoggia nel punto più favorevole per non restringere, diciamo, la manovra dell'auto, è inclinato per andare a sorreggere la pensilina. La pensilina è una copertura per la pioggia, quindi prende la pioggia e con una leggera inclinazione la butta nel giardino, cioè la forma di nuovo corrisponde alla funzione, ma più che una corrispondenza si cerca di trovare un equilibrio tra la funzione e la forma, dove chiaramente anche la forma ha un'importanza. Questo è l'ultimo progetto, la palestra doppia di Chiasso. È un progetto che anche nasce da un concorso condiviso con gli stessi ingegneri, è un progetto che parte da riferimenti, da quello che si ha in testa, insomma, la palestra di Vacchini di Losone, che tra l'altro stiamo ristrutturando in pieno cantiere, un restauro conservativo, diciamo, di questo edificio molto, molto bello, che è una sala per eccellenza con quattro lati che portano luce, una struttura molto coerente. Chiaramente National Gallery, lo zoccolo, la sospensione della copertura, la trasparenza del piano di calpestio sullo zoccolo, l'espressionismo del brutalismo brasiliano, centro sportivo di San Paolo di Mendes da Rocha, o il peso e la leggerezza del calcestruzzo dell'Università di San Paolo di Artigas, questi pilastri che sembrano quasi non reggere il peso, questo volume pesante che poi in realtà sembra volare, questa contrapposizione affascinante. Il luogo era molto definito, era questo, non si poteva costruire fino a questo limite e fino a questo limite. La larghezza era data da una strada, un passaggio pedonale. Qui c'è un centro culturale, Max Museum di Duris Nolli, bravi architetti ticinesi, che avevano delimitato il loro intervento con una fontana lineare che si è voluto mantenere. L'edificio, la palestra, si pone in questo spazio con un volume emergente a forma quadrata.
Quadrato perché ha quattro lati che interagiscono con quattro situazioni diverse, ma altrettanto tutte importanti: il rapporto con lo spazio culturale, la definizione di uno, spazio centrale, la definizione di uno spazio centrale con un elemento di riferimento che è poi una terrazza, che diventa la terrazza anche di accesso, una specie di palco verso questo spazio pubblico, all'interno di quello che è un campus culturale e scolastico, perché qui sono poi gli edifici scolastici e la palestra serve a questi usi scolastici, a queste funzioni scolastiche. Questa è un'altra scuola e qui c'è un'altra piazza all'interno di questo campus che merita una definizione qui più secca, diciamo, più diretta. Verso verso il centro urbano un'altra terrazza con una gradinata va a cogliere un rapporto con un giardinetto pubblico esistente e qui invece c'è l'assimilazione di questa fontana, di questo bacino lineare di Dürich-Nolli. Quindi un edificio che emerge e cerca comunque un'equivalenza nei suoi rapporti, anche se va a definire di volta in volta questi rapporti. Qui vedete magari più in dettaglio, la palestra in realtà ha uno zoccolo che ha queste dimensioni, perché oltre alla sala ginnica, che è una doppia sala, scusate ma ogni tanto mi scappa il dito, è una doppia sala, si entra a questo livello, a livello di questa terrazza, e si scende al di sotto, e sotto c'è, nell'interrato ci sono poi i guardaroba sotto questa terrazza e qui ci sono i depositi. Adesso forse magari in sezione si capisce meglio. Vedete la sezione longitudinale, che l'edificio in realtà è formato da una terrazza seminterrata. Questo è il lato del giardinetto con questa gradinata, questa terrazza che diventa una terrazza pubblica, e qui c'è la terrazza palco verso la piazza centrale del campus. E qui per noi era importante, inserendo un edificio comunque di una certa volumetria all'interno di un contesto relativamente denso, di mantenere questa trasparenza, questa visibilità orizzontale attraverso l'edificio, ed è per questo che c'è un'emancipazione tra zoccolo e copertura dell'edificio stesso, che è un po' l'origine del progetto, ossia costruire uno zoccolo che regolasse i rapporti anche topografici e di diversi contenuti urbani attorno, e poi invece l'edificio pubblico che emerge con la perfezione del quadrato, più che la perfezione, l'equivalenza del quadrato e dei suoi lati, per rappresentare il carattere pubblico della sala. La sala ginnica che diventa una specie di piazza ipogea visibile visibile dalla città. Esiste questo rapporto tra città e spazio pubblico interno. Vedete qui l'entrata, qui esiste un'apertura nella soletta, si può scendere, questa diventa una balconata sulla sala, e la copertura appoggia nei quattro punti centralmente alla campata, in modo di mantenere la libertà di aprire completamente le visuali anche sulle diagonali del quadrato. Sotto il piano di calpestio della palestra, i guardaroba e il deposito. Questa è la struttura, il traliccio a cassettoni della copertura. Il quadrato offre l'opportunità di ottimizzare la struttura portante, perché porta nelle due direzioni, quindi rafforza la struttura stessa. Se vedete il principio strutturale con cui poi questo solaio cassettoni distribuisce, grazie all'altezza della trave, che diventa una doppia mensola, con la trasmissione delle forze a quella che noi abbiamo chiamato una forcella, un pilastro forcella, che poi trasmette di nuovo allo zoccolo, alle fondamenta.
questo è il lato verso la piazza centrale, con questa terrazza che diventa un po' un luogo di incontro durante le pause o il fine settimana dei ragazzi. L'elemento di trasparenza, di sollevamento che permette la visibilità attraverso il volume, ma soprattutto anche dall'esterno verso la sala, che è una sala appunto interpretata come sala pubblica, e il volume, il vero e proprio corpo architettonico emergente, che in realtà è un quadrilatero. Questa è una visione notturna verso la fontana, che è stata integrata nello zoccolo, che ha determinato anche l'altezza dello zoccolo stesso. E qui vedete appunto l'idea di questa emancipazione della copertura, che si stacca, lascia questa permeabilità orizzontale, e lo zoccolo che include questa piazza ipogea. Questo è l'ingresso. Sulla destra si scende e si ha qui la visione sulla sala. Questo è un percorso che è fattibile da un lato all'altro. C'è la balconata sospesa tra l'ingresso ipogeo e la sala dall'altra parte. E qui è appunto il rapporto tra lo spazio interno e lo spazio esterno. Qui ci sono le persone che possono passare, possono essere viste, possono guardare verso questa piazza interrata. Questi sono gli spogliatoi, e finisco con questa immagine, magari rimandando alla prima immagine che ho fatto vedere del dipinto fatto da Gerhard Richter, di sua figlia. Si vedeva in questa immagine, un'immagine, come ho detto, figurativa, una rappresentazione quasi classica, che però è stata fatta dopo che Gerhard Richter è passato attraverso l'esperienza dell'astrattismo e della fotografia, del trattamento della fotografia. Quindi in fondo è passato attraverso la sua esperienza, ma anche un po' attraverso la storia del percorso dell'arte in generale. Quindi c'è questo movimento della figlia che è girata, che quindi vuol dire che ci sono degli elementi classici, ma c'è un progresso, c'è uno sviluppo, c'è una storia e c'è una continuità tra il lavoro che si fa, la contemporaneità e la storia stessa. Qui la palestra dimostra che in fondo si potrebbe tradurre le sue parti nello zoccolo, nel colonnato, nella trabeazione, no? Sono elementi molto classici dell'architettura, ma in realtà sono espressi in modo contemporaneo, in modo diverso. Ma il messaggio in fondo vuole essere quello che nella contemporaneità, nella ricerca architettonica contemporanea, è secondo noi molto importante sempre che il rapporto con il contesto, ma soprattutto con la storia dell'architettura e anche la storia dell'uomo in generale, della sua cultura o delle sue culture. Ecco, avrei finito e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, ringrazio l'architetto Baserga per la presentazione, per i progetti presentati. Volevo aprire un breve dibattito anche con le persone che sono presenti. Mi ha particolarmente interessato le due parole che ha messo assieme, insomma, utopia e pragmatismo, che poi accennava nell'ultima parte il fatto di legare la continuità ma anche una certa sperimentazione. Quindi anche nell'architettura, da una parte sono pragmatiche, proprio nella struttura, nella realizzazione, nella costruzione, però dall'altra è anche abbastanza sperimentale, sia da un punto di vista tipologico dello spazio che creano, anche di certe soluzioni costruttive.
e mi immaginavo che poi questa trasposizione di questa architettura anche nella nostra realtà, nel nostro territorio. E c'è una cosa che mi colpisce particolarmente, poi sono anche soluzioni che abbiamo già visto, poi sono stati qua anche Guidotti, architetti che per certi versi riconosco certe, un certo linguaggio simile. C'è un particolare anche abbastanza banale che anche dalla mia esperienza personale, che è la scossalina. In molti aspetti, in molte architetture che ha presentato non c'è questa scossalina. E questo mi riporta un po' al tema sia della committenza sia delle maestranze e dei muratori. Quindi quanto nel vostro territorio, quanto la committenza è preparata ad accogliere certi aspetti sperimentali, quanto i costruttori, i muratori sono capaci poi di tradurre queste scelte progettuali. Ma la scossalina è un tema delicato, nel senso che dipende anche molto dal materiale che si usa, cioè non faremo mai una facciata intonacata senza scossalina, le nostre latitudini non funziona bene. Calcestruzzo è un materiale di per sé impermeabile, quindi al limite c'è la problematica che si sporca magari. Dopo esistono nella casa anziana abbiamo fatto questo esperimento di creare l'evacuazione dell'acqua all'interno del muro stesso, con delle fessure, con delle inclinazioni del muro, per evitare questo problema, ad esempio. Qui abbiamo usato chiaramente una resina che copre, diciamo, il cordolo. Cioè, penso ci sono delle soluzioni. Dopo, chiaro, fa un po' parte di un linguaggio che vuole essere radicale, no? Quindi c'è questa ricerca della purezza, che implica determinate poi soluzioni tecniche che non possono essere travisate. Chiaramente necessitiamo poi anche dell'artigiano che si assume l'incombenza, ma che ha le capacità di risolvere il problema. In questo senso penso che il dialogo con l'artigiano sia anche poi quello di capire dove sono i limiti. Io devo dire che ho un rapporto con gli artigiani simile come con gli ingegneri. Mi piace lavorare con delle persone che non hanno preconcetti, che sono disposte a questa sfida di fare qualcosa di particolare, ma che hanno anche quella sapienza di dire: Nicola, Christian, no, più in là di lì no, quello no. Ecco, e se si instaura un rapporto di fiducia con l'ingegnere, con l'artigiano, eccetera, cioè questo rapporto di fiducia è fondamentale per costruire così, perché non si deve costruire così ma in modo naif e sbagliando, si deve costruire così se esiste una soluzione tecnica fattibile, altrimenti no. E il dialogo con l'artigiano serve anche quello, capire dove è il limite. Anche con l'ingegnere, mi ricordo questo progetto di concorso, quando la giuria ci ha giudicato il primo rango e ha presentato al pubblico il progetto, ha detto bella, però vedrete che ci saranno 8 appoggi e non 4, perché con 4 è impossibile. E io ho chiesto al mio ingegnere, ho detto ma è vero? No, è possibile farlo con 4 e l'abbiamo fatto. È chiaro che c'è un lavorio dietro importante, non è evidente farlo, però se si vuole farlo si riesce a farlo, sempre che sia fattibile. E la fattibilità è il problema. Quindi, in quello penso, nel tema utopia, idea, utopia pragmatica, penso che bisogna avere il coraggio della radicalità, ma anche il coraggio di non andare oltre un certo limite, quello è chiaro. Non so se ho risposto, ma... Sì, grazie. Se qualcuno vuole partecipare a quella discussione, alle domande, da qui.
timidi. O sono stufi. Una cosa un po' analoga per certi aspetti di argomento che abbiamo trattato, ma riportato al contesto. Cioè, questi progetti, così come non si vede, la fatica di risolvere certi problemi tecnici, anche rispetto a ciò che sta intorno, sono la maggior parte dei casi dei paesaggi, dei contesti, cioè sembrano essere già favoriti. Ci sono dei progetti in cui invece è venuto intervenire in un contesto che magari è più difficile, perché quindi parlando delle città e quindi è difficile trovare una qualità in cui si deve sviluppare qualche altro tema. Sì, è chiaro, dopo magari a volte anche la capacità del fotografo di rendere il mondo più ideale, no? Ma chiaramente perché poi la realtà quotidiana è fatta anche non solo di paesaggi idilliaci e di edifici pubblici, ma anche di altri contesti più difficili, eccetera. Ad esempio, Foxtown penso è uno dei paesaggi più brutti che il Ticino conosce, e lavorare lì è stata una sfida importante. Alla fine, ripeto, non siamo riusciti a cambiare il mondo, ma siamo riusciti perlomeno a mettere una maschera a questa cosa, a dare un'altra identità. E in quel senso il tentativo è stato proprio quello di ridurre gli elementi formali, così come siamo abituati a farlo in alta montagna o in un contesto urbano dove vogliamo evidenziare il carattere pubblico di un edificio, lo facciamo spesso con la riduzione, con la riduzione degli elementi. Anche lì abbiamo cercato di ridurre il più possibile gli elementi. Quello può essere una strategia che magari abbiamo imparato in alta montagna proprio con per antitesi verso la natura, cioè non ci sentiamo di confrontarci con la natura con una struttura, con elementi complessi. Preferiamo creare un dialogo dialettico con la natura con elementi semplici, e questa riduzione ci permette magari anche in contesti più difficili di creare una differenza rispetto al contesto. Questo forse viene anche un po', sì, io in Ticino abbiamo un modus operandi che non si può veramente classificare sotto una scuola, ma ci sono delle questioni che ci accomunano, no? E sicuramente è questa consapevolezza anche della presenza di determinate strutture come gli edifici rurali, che hanno questa loro elementarità primogenita, questo zoccolo, questi tetti in pietra, questi volumi sempre molto precisi, che sono nel nostro DNA, no? E quindi questo processo di riduzione, che poi dopo trova riscontro nella costruzione, trova riscontro nell'aspetto formale, eccetera, o nell'aspetto anche tipologico, è un po' nel nostro DNA, cioè quello di cercare di risolvere un problema complesso con una soluzione semplice. È un po' una forma di pragmatismo elvetico, se vogliamo, declinato comunque a un paesaggio particolare come quello del Ticino, e quindi spesso c'è questa antitesi tra un paesaggio anche deturpato, ma comunque esiste ancora un paesaggio di versante, esiste ancora un paesaggio di sfondo con cui riusciamo un po' a interagire, e nascono un po' queste architetture tipiche del Ticino. Io lo vedo un po' come una questione di DNA che viene dalle nostre origini. Non a caso faccio vedere la falce di mio nonno, perché è quella la nostra origine, no? L'architettura che facciamo è noi, siamo noi, no? In quel senso c'è questa ricerca della riduzione.
altro intervento? Ringraziamo quindi l'ospite di questa sera. Io rinnovo in qualità di responsabile della commissione di cultura l'invito a quella che sarà una serata che si è già programmata, come ha già anticipato Massimiliano, per il 2020. Ovviamente, grazie al contributo di discorso che abbiamo già discusso prima, vi ricordo tutti anticipo perché vi verrà segnalato nella newsletter della settimana prossima, che con Giovanni, abbiamo organizzato una visita in azienda da loro per il 28 di novembre, in quanto per il centenario hanno organizzato un'interessante attività, secondo noi, per il coinvolgimento di 10 artisti per la presentazione di opere d'arte che loro si sono impegnati a realizzare con tutte le tecnologie che utilizzano quotidianamente per il lavoro. Quindi è stata anche un'interessante opportunità di vedere degli artisti lavorare con dei tecnici che programmano delle macchine, un taglio e cose di questo tipo. Sarà interessante vedere tutte queste opere esposte all'interno della fabbrica con le spiegazioni di tutte queste tecnologie che quotidianamente utilizziamo per il lavoro, in questo caso gli artisti hanno utilizzato per realizzare le opere d'arte. Grazie ancora, alla prossima.